Perché sono appena stato espulso da Coop Cooperative Como. Stefano, come diceva Mauro, ti faccio accomodare qua, scusami, io qua mi sento uno strano ibrido tra Filippo Bauto, Baudo e Maurizio Costanzo, e quindi sono... Sgabello, voglio cucino. Sgabello, ringraziamo, possiamo ringraziare, abitare Como, grazie per gli sgabelli che senza non ce l'avremmo. Ma Stefano, non dimostri 20 anni. No. Allora, tu sai perché ti dico non dimostri 20 anni, se no, vuoi spiegarlo tu. Grazie per l'impeccata. Effettivamente ci stavo pensando, è una felice casualità, però AgriChef, la cooperativa di produzione del lavoro che rappresento, è proprio nata 20 anni fa, nel senso che l'abbiamo costituita alla vigilia di Natale del 1998. La nostra cooperativa ha come oggetto soprattutto la ristorazione scolastica, e quindi il primo giorno di lavoro fu il 7 di gennaio del 1999. Tra l'altro dai da mangiare ai miei figli, lo sai. Ottimo. Grazie, volevo ringraziarti pubblicamente. Buona. Che scuola? Dove vanno i miei figli? O dove lui da... Avanti. Non lo dirò mai perché sono dati riservati. E quindi... Ma che impertinenza che c'è in sala, capito? Dopo le darò tutte le dritte, signora. Ma aspetti, prego. Per cui appunto non è appunto un anniversario non come quello rotondo, no, della nostra porta, dei centri, ma comunque ci dà parecchia soddisfazione pensando alla partenza. Pensando alla partenza con un gruppo di lavoratori che avevano perso il lavoro, quindi con un bisogno grosso, e che bisogno, che era quello del lavoro, dell'occupazione, con i quali decidemmo di costituire una cooperativa per cercare di risolvere insieme un problema di tutti quanti, con stati d'animo assolutamente diciamo così, diversi, particolari, differenti, che hanno contraddistinto allora e tutti, e poi anche in altri momenti della vita della nostra cooperativa. Io ho avuto questo pregio, questo onore di poter parlare con le persone che adesso state ascoltando, Stefano e poi i prossimi relatori, ed è stato molto ispirante, devo dire, perché ci siamo trovati su tutta una serie di cose, no? Tu mi hai portato un verbale, un estratto di un verbale. C'è un momento della loro storia che mi ha colpito molto, quando avete dovuto rifare le cucine. Fondamentalmente eravate al centro Carducci, dovevate passare a un nuovo di cottura e di produzione. Esatto, e mi hai detto non avevamo i soldi per pagare l'investimento, e quindi se l'idea avesse funzionato tutto bene, ma se non avesse funzionato, no? E nel verbale risulta questo: al Carducci di diversi anni fa è nata AgriChef, va bene, perché in questa avventura inizialmente ci credettero in pochi. Abbiamo cominciato con una montagna di debiti, sappi che ti sono solidale, perché in questa avventura inizialmente ci guardavamo in faccia ad ogni riunione e ci dicevamo se mai ce l'avremmo fatta. Poi il passaggio nel nuovo centro di cultura, perché al Carducci ci stava stretto, e da incoscienti ci siamo fatti ancora una montagna di debiti. E qua quando parlavamo della paura, no? E questo da imprenditori del sociale, credo che il termine paura, la parola paura ci riguarda tutti, però quando ci confrontavamo ci dicevamo che il problema non è la paura, il problema è il coraggio non è l'assenza di paura, ma è la capacità di andare oltre, no? La paura stessa. E quindi per voi questa paura cosa rappresenta? Quando pensavo a questo episodio, che tra l'altro erano le parole di uno dei soci fondatori dell'anima di AgriChef, Francesco, che qui in platea oggi è con noi, facevo proprio questo riferimento, nel senso che gli ingredienti, i tre ingredienti, uso anche il tre perché è un numero che l'ha detto al nostro presidente di conseguenza. I tre ingredienti per la costituzione della cooperativa erano appunto la passione, il coraggio e il timore. Nel senso che li ho detti, ma sarebbero secondo me da
da ridire al contrario, partendo dal timore. Partendo dalla paura del capire se, se questa cosa avrà un seguito o meno, se la tenuta del gruppo avrà un seguito o meno, se le risorse finanziarie che ciascuno fu chiamato a mettere, che erano il pezzo del suo TFR piuttosto che i suoi risparmi, erano ben messe. Cioè, questo è il timore di un passo importante. Un timore che deve essere poi traguardato col coraggio, come dici tu, il coraggio cos'è? Non tanto l'incoscienza, ma l'andare oltre. E ovviamente queste due cose, se non ci fosse stata passione, non si sarebbero potute mettere in pista. Quindi questo fu il sentimento di allora, della Costituzione, fu il sentimento, lo stato d'animo di quando si andò al centro di cultura nuovo e di tutte le situazioni che nella vita quotidiana probabilmente ciascuno di noi incontra. Nello stesso tempo poi pensavo che però questo stato d'animo, questa condizione, del timore che ti fa poi diciamo mettere in gioco il coraggio e andare oltre, io credo che sia la condizione comunque migliore, ottimale, per creare legami, per rinfrancare rapporti, per rinsaldare amicizie. Cioè è nel momento, in questi momenti topici, che davvero i legami e lo spirito mutualistico viene fuori in maniera prepotente. È quello che è successo, è quello che succede, credo che sia successo un po' a tutti, e quindi diciamo al di là dei mal di pancia e dei mal di testa e delle notti insonne, lo reputo avere un momento determinante. E poi se mi permetti la passione, vado anche su quello, perché poi la passione pensavo è contagiosa. Io pensavo questo, nel momento in cui, così un piccolo aneddoto, ma nel momento in cui decidemmo appunto di questo grosso investimento con una montagna di debiti, bene, diversi fornitori che quindi stavano investendo del loro, no? Quindi stavano mettendo, ci stavano installando la cucina, vedendo la passione evidentemente, no? dei soggetti, dei soci lavoratori, diventarono soci sovventori, cioè anche diversi fornitori parteciparono alla sottoscrizione di un prestito sociale della cooperativa, divennero soci sovventori della cooperativa e lo sono ancora oggi, così come le ACLI, come associazione, lo è ancora oggi, socio sovventore di ACLI. Quindi probabilmente questa passione, oltre al cementare, è anche quella molla che probabilmente, vista negli occhi di chi ti guarda, ti contagia. Ti faccio un'ultima domanda che mi sta a cuore, ti chiedo una risposta sintetica perché siamo tanti ed è giusto. Però è quando abbiamo parlato mi ha molto colpito e quindi non posso non fartela. La domanda è una riflessione, è voi in ACLI Chef volete valorizzare il talento e le peculiarità di ogni singolo socio. Tu mi hai detto questo. Ce la spieghi perché è una cosa che io sposo e credo che vada diffusa. Allora, uno dei motivi per cui ne è valsa la pena, e penso che ne valga sempre la pena di fare cooperazione, è perché quello che è successo in ACLI Chef, ma sicuramente è successo in tutte le nostre cooperative, è quello di aver dato la possibilità a persone di sviluppare e di mettere in campo delle significative capacità imprenditoriali, relazionali, creative, che probabilmente in altri contesti sarebbero rimaste sotto traccia o sarebbero rimaste inespresse. Così come ti dicevo, per altre persone meno fortunate con meno strumenti, la cooperativa è stata il luogo che ha fornito un rapporto di lavoro normato, tutelato, come ricordava Mauro, che anche lì in altri contesti, chissà. Ti ringrazio tantissimo. Grazie a voi. Bocca al lupo.